Avevo preparato, come si usa, una breve introduzione, ma completamente inutile, perché le cose che ho ascoltato sono sagge, intelligenti, e hanno già centrato il problema di base. Qual è il problema? Il problema è che non può esistere una comunicazione settorializzata solo ed esclusivamente attorno a un sistema. Quindi la comunicazione cosiddetta integrata, quella che ha la capacità di rivolgersi a più sistemi tutti assieme, è l'unica, a mio parere, che possa funzionare. Ed ecco per quale motivo parlerò sì della nostra televisione, ma dopo aver parlato del resto, perché noi ci siamo arrivati a tappe, passo passo, ad arrivare fino alla web TV e alla web radio, dando a ciascuno di questi lavori che facevamo una funzionalizzazione, una risposta a delle necessità oggettive. Vedete, l'ANAS è una società complessa ed è una società che deve svolgere delle missioni complesse. Quando ho detto al presidente Ciucci che venivo qui a Torino per parlare di questo, mi si è raccomandato innanzitutto di salutare tutti i partecipanti, in modo particolare il Consiglio regionale del Piemonte, dove egli peraltro è già stato in altre occasioni, come nella Giunta, ed io sono venuto volentieri assieme al capo del compartimento del Piemonte, Celia, perché il rapporto dell'ANAS con il territorio è un rapporto che fa parte dei sistemi di missione nostro. Quindi una società di appena 6.500 dipendenti, che però sono divenuti, grazie a spending review ed altre cose molto importanti, circa 6.100, per la gestione di un patrimonio stradale di oltre 25.000 chilometri di strade ed autostrade. Ecco, per fare un esempio, voi avete ricordato la pubblicità di Autostrade per l'Italia, quando diceva 10.000 uomini lavorano per voi. Lavorano per voi, Autostrade per l'Italia gestisce 2.750 chilometri. Ecco. Quindi sono 10.000 su 2.700, sono, come si dice, 6.100 per 25.000 chilometri, quindi non è un lavoro semplice, è un lavoro che ha le sue complessità ed è un lavoro che a me piace, perché io ringrazio il cielo di avermi consentito di fare un'attività che si rivolge agli altri, al pubblico, e quindi chiunque credo lavori per le attività pubbliche abbia già la soddisfazione in questo di poter fare una cosa importante. Quindi io ringrazio per questa opportunità che ci fu data, che ci è data, ed è per questo che 13 anni fa, quando l'ANAS cambiò pelle e diventò da ANAS quella che era, da ente economico, ex azienda autonoma dello Stato, una società per azioni a totale capitale pubblico, detenuto dal Tesoro, e quindi con la difficile e complessa operazione di essere assieme pubblica amministrazione, deve essere gestita come una società non pubblica, tutte le difficoltà che ci sono sull'argomento, l'idea era quella non di dare un'immagine a quest'ANAS, ma di raccontarla quest'ANAS. E raccontare quest'ANAS era molto difficile. Perché, come ovvio, una grande azienda che nasce nel 1928 si radica, no, con quello che è l'esperienza che si è accumulata nel corso degli anni attorno alla sua funzione. Come andare a spiegare che nel frattempo doveva nascere ed era nato un colloquio con il territorio completamente diverso? Nel 28 non c'era la legge Bassanini. Le strade erano gestite in modo completamente diverso, bisognava trovare una capacità di colloquio, di rapporti, di sistematizzazione,
e nello stesso tempo essere la prima stazione appaltante della nazione, che significa un rapporto continuo, enorme, con un sistema produttivo estremamente fondamentale per il paese, che è quello delle costruzioni, e nello stesso tempo vivere la vita sociale del territorio, e quindi rispettare l'ambiente, studiare l'ambiente, fare progettazioni che fossero collegate a dei sistemi integrati, no? della nuova società. E come andare a raccontare che 3.000 di questi 6.100 dipendenti giravano con la tessera in tasca sul sottoscritto servizio di polizia stradale, no? Per cui quelli che vengono, quei famosi cantonieri che stanno lì, no? Quelli che stanno per la strada, quelli fanno un servizio di polizia stradale vero e proprio, con grandi difficoltà, non fanno le multe, no? Non fanno le multe e si occupano di tutto il resto. Ecco, come andargliela a raccontare? Come andare a raccontare quello che era il traffico, il sistema di sopravvivenza, la gestione del traffico, in grandi sistemi, sistemi nuovissimi che venivano creati, ma creati ex novo, non soltanto quelli rafforzati e rinnovati come il grande raccordo anulare di Roma, che fra parentesi è la più importante autostrada europea. Mi dicono che il rapporto con l'Europa a Torino è molto importante, quindi lo seguo, europea, perché con i suoi 170.000 passaggi al giorno non scherza in fatto di primazia, e quindi mantenere un tipo di gestione di quel genere non è semplice. Ecco, alla fine abbiamo fatto un percorso lento, se vogliamo, perché non doveva essere costoso, ma doveva essere efficace. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo costituito un reale URP, no? Cioè, e questo l'abbiamo costituito non inventandosi sei persone sedute attorno a un tavolo a Roma, ma creando 20 uffici URP per tutto il paese. Uffici URP in cui abbiamo chiamato soltanto laureati e per selezione. E appena sono arrivati abbiamo una convenzione con una università pubblica, abbiamo creato un master biennale di comunicazione, in modo di avere il personale più qualificato possibile sul territorio e il personale più qualificato possibile a Roma, back office e back center, front office e back center. Dato una cosa di questo genere, poi abbiamo creato il call center. Era il primo punto, il primo elemento di colloquio, no? Il secondo punto è stato di creare un sito. Noi abbiamo creato questo sito, però come dire, con un atto di incoscienza lo abbiamo voluto come testata giornalistica, lo abbiamo registrato in tribunale, perché doveva essere un punto non soltanto di colloquio ma anche informativo. E per fare tutto questo abbiamo voluto, io so che ho saltato all'aria tutto, ma io sono fatto così, parlo ai miei collaboratori, quindi non riesco mai a seguire una strada. Chiedo scusa, è così. Pazienza. Alla mia età oramai non posso più cambiare. Dunque, ecco, abbiamo voluto con questo sito innanzitutto dare delle risposte alle persone e permettere alle persone di fare delle cose che prima non facevano, cioè non sburocratizzarsi. Invece di andare nel nostro compartimento, che aveva tanto da fare, ad occuparsi di trasporti eccezionali, piuttosto che di pubblicità, di cartellonistica e di tante altre cose, avevo detto: sai che c'è di nuovo? Fatetelo da solo la domanda. Se corrisponde ai canoni, eccetera, avrai in automatico il tutto. Non ci vediamo, pazienza, ci incontriamo su un'altra piazza per altro motivo. La cosa ha funzionato. Ecco. Poi dopodiché ho detto: ma diamogli però anche delle informazioni. E però abbiamo di informazioni in informazioni, abbiamo creato un sistema grosso, un sistema importante. Uno dei sistemi più importanti è quello collegato alla viabilità. Sulla viabilità abbiamo detto: noi abbiamo il patrimonio delle notizie sulla strada. Sapete cosa c'è di nuovo? Diamolo agli altri. E abbiamo creato un VAI, che poi diventò VAI Plus, e cioè un sistema di viabilità ANAS integrata perché era integrata anche ad altri sistemi, non solo ANAS, di traffico,
per consentire a tutti coloro che lo vogliono ovviamente di aprirsi il loro sito e di andarsi a vedere come funziona il traffico momento sul momento. Però a quel punto noi siamo nella rivoluzione piena, c'è il mondo che va avanti, bisogna pensare agli Android, bisogna pensare all'iPad, bisogna pensare a tutto quello che circola nel sistema di informazione, e i nostri, e ci tengo a dirlo, tutte queste cose sono fatte in house, sono fatte in casa, sono fatte dai nostri tecnici, perché non è possibile che una società di ingegneri ed una società di tecnici non sia in grado di fare da sola le cose e debba fare degli appalti e spendere pubblico denaro, questo sia chiaro. Ecco, questo ci tengo a dirlo. La nostra società ha creato delle applicazioni, e queste applicazioni sono state considerate molto valide a Cupertino, che le ha autorizzate, e adesso con un Vai Anas Plus completamente gratuito, chiunque dal suo iPad altro può avere, no? Ecco, oggi è in grado di sapere in diretta che cosa succede momento momento, immediatamente sul traffico, lo faccia mentre parliamo. Dunque, se lo cerchi subito. Dunque, questo dato naturalmente ha ingigantito un altro tipo di rapporto, no? Che si è andato a commisurare al nostro poi giornale vero e proprio. Nel frattempo noi abbiamo piano piano si è creato un ufficio stampa con 8 professionisti. E 8 professionisti significa IPCI, significa tante cose, eh? Significa un'attività di lavoro vera, no? E quindi abbiamo cominciato a verificare la necessità di pensare anche a non dire soltanto quello che succedeva sul momento, ma anche quello che poteva succedere, no? Cioè prevedere un po' il futuro. E abbiamo detto, siamo dei pazzi, prevediamo il traffico, no? Cioè bisogna prevedere il traffico. Dice, ma come fa a prevedere il traffico? Cioè, il meteo? No, però io ho le condizioni di base della cucina. Perché ho le condizioni di base della cucina? Perché io so se si chiude una strada o non si chiude perché c'è un lavoro, perché c'è da fare una manutenzione, perché deve passare un trasporto eccezionale, perché questo, per quell'altro, io presumo che mi vada a creare del traffico. E naturalmente, siccome sono certo il più anziano dirigente dell'ANAS, mi sono permesso di dare da lavorare molto ai miei capi compartimento, i quali i poveretti sono dovuti sentire la famosa domanda: quando mi mandi le ordinanze di chiusura e copertura eccetera, voglio sapere anche quanto tempo in più avranno i cittadini per camminare, per fare. E quindi naturalmente all'inizio mi dicevano, ma lei è completamente pazzo, a bassa voce, insomma, me lo facevano sapere, pazzo, come si fa a sapere? In realtà provando ci siamo riusciti, no? E quindi diamo queste previsioni di traffico 3 volte al giorno, e come darle? E le diamo tramite questa nostra televisione, perché la nostra televisione è nata all'inizio semplicemente per questo, come elemento di servizio per dare del previsioni di traffico. Previsioni di traffico evidentemente sono piaciute, perché a un certo momento sono arrivate, come accade, delle persone che ci hanno detto, ma insomma le possiamo usare, non usare, pubblicità e roba varia. Allora noi abbiamo messo le carte in tavola. Sull'ANAS non si fa nessuna pubblicità, non vogliamo soldi da nessuno, noi siamo al servizio pubblico e tali dobbiamo restare. Mentre invece voi potete usarle tranquillamente. Basta che ci dite chi, come, quando e perché. E così abbiamo scoperto che 82 piccole televisioni hanno preso l'abitudine di usare le nostre previsioni di traffico. E siccome la voglia vi è mangiando, siamo passati alla web radio con oltre 94, mi pare, radio, e quindi il sistema di diffusione ha aumentato e aumentato. Però aumentando il sistema di diffusione è aumentata la necessità di interlocuzione, ed ecco perché abbiamo creato il sistema Twitter, un sistema Twitter che con i suoi 28.000 follower fa sì che noi scambiamo all'incirca 60 milioni settimana, no? Di messaggi,
Beh, il Twitter è 60 milioni, non è male, ecco. D'altra parte io mi auguro che, così come abbiamo fatto immediatamente, altrettanto immediatamente vi collegate a Twitter, diventiate follower, e così non sarete graziati neanche voi ogni 3-4 minuti il vostro Twitter che sulla condizione di traffico dalla Val d'Aosta che vi interessa, dico, alla Valle dei Templi che non vi interessa, però l'avrete, quindi sarete condannati anche voi a questo. Però questa condanna vi porterà anche magari a fare delle domande, a chiedere qualcosa e a ottenere immediatamente, questo è il nostro vanto, risposta, perché ci sono delle regole precise. L'URP, se ha una domanda, deve rispondere entro le 24 ore. Se la domanda è complessa, risponde lo stesso entro le 24 ore, spiega perché è complessa e quanto tempo è necessario per rispondere. Il Twitter deve rispondere immediatamente, e questo ha creato poi una comunità di attività su Facebook, dove abbiamo circa 20.000 amici che dicono ci piace. Però questo punto ci ha portato anche ad ampliare i rapporti e a dire la televisione deve servire ad aprire le porte, no? Noi che cosa facciamo? Noi facciamo sicurezza stradale, facciamo aperture, facciamo partecipazione a convegni ed altre attività. E allora ci siamo detti rendiamolo pubblico, e lo facciamo. Abbiamo servizi che sviluppiamo anche addirittura per gli enti locali che ce lo chiedono. Ecco, l'ultimo che abbiamo fatto è stato un sistema, un clip sulla sicurezza stradale che ci è stato richiesto dal Comune di Napoli e che gira per tutte le metropolitane, i sistemi di mezzi del Comune di Napoli, sulla sicurezza del stradale. Abbiamo attività che svolgiamo vero durante le aperture, che è il momento di colloquio più importante con gli enti locali. Diamo estrema importanza ai sistemi convegnistici tipici dell'attività della strada. Due volte l'anno sviluppiamo una diretta, soltanto due volte l'anno, e lo facciamo in occasione dell'esodo estivo, prima dell'esodo e dopo l'esodo. Complessivamente, attenzione, non sto parlando di numeri collegati nell'immediato, ma complessivamente l'esodo estivo quest'anno, la prima conferenza è stata seguita da oltre 45.000 utenti, e siamo calati nel post-esodo, e nel post-esodo circa 31.000. Però non ci è parso male riuscire a parlare, riuscire a far vedere, a far esprimere il capo della Polizia Stradale, il ministro delle Infrastrutture, il presidente dell'AISCAT, il presidente dell'Automobile Club, tutti assieme riuniti per parlare di come affrontare l'esodo, no? E tutti assieme poi dopo nel rivalutarlo. Anche questo abbiamo pensato che era un servizio, dobbiamo rendere apertamente. Io non so se è possibile vedere un attimo qualcosa di televisivo. Ah, beh, io manco lo sapevo. E questo? Che bello. C'è un video? Vediamo. Allora, se riusciamo, guardiamo il video e poi, direttore, e poi no, poi ci sono alcune domande anche via Twitter, quindi dopo, a conclusione anche degli altri tre interventi, faremo un paio di puntualizzazioni. Eccoci qui. E a modernare la rete stradale in Italia. Informare gli utenti con una comunicazione chiara e immediata. Aperto al traffico in provincia di Sassi. Tre momenti importanti qui. ANAS TV produce bollettini giornalieri sulla viabilità, un servizio puntuale con notizie esclusive sugli eventi che interessano la rete stradale gestita da ANAS. Buongiorno da Elisabetta Castellini di ANAS TV. Buonasera da Laura Perna di ANAS TV. Dalle 22 fino alle ore 6 di domani sarà chiuso il traffico. Grandi progetti di ingegneria stradale sono una leva importante nello sviluppo del paese.
Il magazine di Anas TV informa l'Italia sullo stato delle principali opere infrastrutturali, l'apertura di nuovi cantieri e l'inaugurazione di nuove strade, ponti, gallerie e autostrade. Siamo solo a 200 metri di distanza dalla galleria Serralunga. Uno dei tunnel più lunghi che l'Anas ha realizzato e gestisce direttamente. Completano l'informazione i magazine sulla sicurezza stradale, consigli utili per l'utente, prove tecniche e collaudi dei più avanzati sistemi di sicurezza all'interno delle gallerie. Segui Anas TV, a casa, in ufficio, durante gli spostamenti. Segui lo sviluppo del paese. L'Anas raccomanda prudenza nella guida e vi augura buon viaggio. Anas TV, l'Italia. Si fa strada.